La conduttrice Bianca Guaccero conferma che condurrà Detto Fatto dopo Caterina Balivo. Tra le due c'è grande affetto, non rivalità. Caterina ha altri impegni. Arriva la conferma che sarà Bianca Guaccero a sostituire Caterina Balivo nel programma Detto Fatto, dopo che la presentatrice l'ha lasciato. Intervistata dal giornalista di Gossip Davide Maggio, Bianca afferma di essere molto felice di questa esperienza e onorata che le sia stato affidato un programma quotidiano. Ne approfitta anche per sottolineare che con Caterina ci sia grande affetto ed evitare illazioni su una loro eventuale rivalità. Le parole di Bianca, l'attrice e conduttrice 37enne pugliese, ha ricordato che nel suo passato ci sono state esperienze importanti nell'ambito dell'intrattenimento televisivo, come quella di Valletta al Festival di Sanremo nel 2008 insieme alla collega ungherese Andrea Osberg. I conduttori erano Pippo Baudo e Piero Chiambretti. Ora si cimenta con il Daily, un appuntamento quotidiano, occasione altrettanto importante, ma anche un privilegio, perché appunto si tratta di un impegno di tutti i giorni, in cui divertirsi e divertire il pubblico come si propone di fare. Bianca dice di aver abbracciato Caterina ed entrambe si sono augurate in bocca al lupo. L'affetto che esiste tra loro è grande, oltretutto sono quasi coetanee. Per quanto riguarda la sua conduzione di Detto Fatto, Bianca ha preannunciato grandi novità, affermando di avere intenzione di mettere a disposizione del programma le proprie passioni, per esempio il canto, il ballo e naturalmente la recitazione, solo per fare alcuni esempi. Nuovi impegni per Caterina. La Balivo, 38 anni, ha deciso pur con molta commozione di lasciare Detto Fatto su Rai 2, per dedicarsi a un nuovo impegno professionale. Stessa azienda ma diverso canale. Da settembre 2018 la conduttrice partenopea presenta un programma inedito su Rai 1, Vieni da me, e sta per uscire il suo primo romanzo. Intervista dal settimanale Grazia, lo storico volto Rai ha spiegato che la sua prossima trasmissione non sarà una novità solo per lei, ma per tutta la televisione italiana. Negli ultimi 8 anni, oltre al successo televisivo, Caterina si è dedicata anche alla sua prima fatica letteraria, che uscirà nel novembre prossimo. Pubblicata da Mondadori. La novella scrittrice racconta che il lavoro sarebbe dovuto uscire nel mese maggio, ma essendo lei molto esigente con se stessa, ha voluto metterci mano un'altra volta, chiedendo che l'uscita fosse posticipata a ottobre. L'ultimatum della casa editrice è stato novembre, sebbene l'autrice del libro non sia ancora soddisfatta, dicendo che vorrebbe cambiare il finale. A questo punto non resta che augurare anche noi un grosso in bocca al lupo a queste talentuose, determinate e bellissime ragazze che da tempo fanno parte della televisione italiana e si avviano verso nuove sfide e successi.